Le idee migliori sono proprietà di tutti. Soluzione Arredo. A Sulmona, via Circonvallazione Occidentale 160. Gli aerei di bordo non si ferma nemmeno il 24 dicembre 2013, anzi raddoppia questa sera, infatti due puntate per la vigilia di Natale. La prima con Alessandro Lucci per la premiazione, la cerimonia. Buonasera. Di premiazione, no, questo è l'annuncio, poi ci sarà proprio la cerimonia di Cecio Ripieno Mon Amour 2013 e poi a seguire ci sarà invece la tradizionale trasmissione con il Vescovo di Sulmona per gli auguri e la benedizione. Allora, quindi prima il profano e poi invece il sacro, come è giusto che sia per la vigilia di Natale. Insieme a noi c'è Maria Micarella, grazie. Buonasera. Che è una delle giudici di questo concorso, una giuria tutta al femminile. Una giuria tutta al femminile che ha visto Franca Rosatone, che è comunque una persona che si occupa di catering, è sempre molto presa nelle cucine, anche se poi lei fisicamente non è lì nei fornelli, ma una grande coordinatrice. E poi Anna Di Fonte, che è una cuoca che ha vissuto per tanti anni negli Stati Uniti e adesso è il deus machina nelle cucine dei supermercati che poi ci hanno sponsorizzato. Allora, qualche numero di questa edizione, Cecio Ripieno Mon Amour, intanto è la terza edizione. Intanto la terza edizione, i numeri sono belli, sono numeri simbolici perché siamo arrivati esattamente a 100 persone, tra 16 persone che erano dei esercizi commerciali che si occupano di pane, di pizza, di dolci, pasticceria. 16 professionisti. 16 professionisti e 84 giocatori. A me dispiace per le ultime due persone che mi hanno chiamato, ma i ceci erano già stati consegnati ai giudici e sono rimasti fuori, due persone simpaticissime, tra cui io volevo salutare questo signore che ci siamo conosciuti per telefono di Torrone, che al posto di essere arrabbiato ci siamo fatti delle grandi risate. Vabbè, li mangerà sicuramente con la famiglia e se ne parla per il prossimo anno, certamente chiamando, organizzandosi per tempo. Per tempo. Allora, intanto ricordiamo chi ha vinto nella categoria professionisti. Sì, nelle categorie professionistiche erano due, quella di innovazione è stata vinta dalla Silvestri, che è una ragazza che ha un forno a Cantone, Enrica, e poi invece da Golose Tentazioni il Cecio Ripieno di tradizione. Golose Tentazioni è un posto dove si fa è un'attività commerciale, un negozio di dolci e pizzeria in via Mario D'Eramo a Sulmona. Due ragazze sprint che hanno partecipato per la seconda volta e questa volta hanno stravinto il premio. Complimenti a Monia e a Melania, che sono le titolari dell'esercizio commerciale di Golose Tentazioni. Hanno vinto, l'anno scorso fece le seconde, ricordiamo. Sì, ma primo fece il Forno delle Marane, quest'anno il contrario, secondo il Forno delle Marane, primo con le tentazioni. E sempre, sia il primo anno che il secondo anno, per pochi punti di stacco. È una guerra dura oramai. Va bene. Allora, questo per quanto riguarda quindi gli esercizi commerciali, i forni e le pasticcerie. Adesso invece siamo nell'ambito degli amatori, cioè le famiglie, donne e uomini che si sono cimentati nella realizzazione del dolce natalizio sulmonese per eccellenza, che è il cecio ripieno. Anche se c'è del gran professionismo, perché voi non vuoi, le casalinghe sono professionisti della casa, alcune casalinghe sono professioniste della casa, però io mi sono accorto che andando, intervistando, incontrando le persone, che veramente stanno giocando tutti. Dalle nipoti, alle nonne, alle mamme che fanno dei lavori e di notte sono lì a friggere, e addirittura ai papà. E troveremo anche delle sorprese nei vincitori. Tra un attimo li ascoltiamo e sentiremo da Alessandro Lucci, intanto da Maria. A Maria vogliamo chiedere quindi 84 ceci che avete dovuto assaggiare. Non male. Un bel numero. Una bella performance. Sì, 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 assolutamente. Però devo dire molto stimolante e anche divertente, perché pur assaggiando sempre lo stesso dolce,
comunque erano tutti completamente diversi l'uno dall'altro. Ce n'era veramente per tutti i gusti. C'era, oltre al classico cecio, diciamo, tradizionale che tutti conosciamo, c'era quello con la pasta di cioccolato di cacao con il mosto cotto, al centerba, al limoncello, con la farina di castagne, al peperoncino, abbinamenti particolari del tipo col caffè al ginseng, molti anche di... per celiaci, per esempio, no? C'è questo problema, eccetera, diversi, non male, insomma. Comunque una qualità media alta, sì, no? Sì, assolutamente sì. Io personalmente punteggi bassissimi non ne ho messi, assolutamente. Quindi sarà forse che c'è anche il concorso adesso che comincia, come dire, a stimolare da una parte la fantasia e dall'altra la qualità, l'attenzione nel realizzare, nel proporre questo dolce. No? Certo, è una competizione pacifica alla fin fine, una competizione dolce, però un minimo di competizione c'è sempre. Però 500 euro, sì. Il primo premio. Ma anche già solo la nomina, diciamo, c'era una persona al bagnatore che mi diceva, ma io voglio la targa, il cesto non mi interessa, io voglio far vedere agli miei amici che comunque un obiettivo sto raggiungendo. Se la merita. Se la merita, adesso vediamo anche poi quando diremo i vincitori. Allora Alessandro, da dove cominciamo? Intanto cominciamo e diciamo, visto che abbiamo detto che tutti i partecipanti sono stati dei grandi professionisti, io voglio anche dire che anche i nostri giudici erano dei grandi professionisti. Dopo 84 assaggi, qui fuori eravamo con Maria, che mi parlava della pasta del numero 1. Ma sai il numero 1? Per cui ha una memoria incredibile. E la cosa che volevo raccontare è che una sera, andando a consegnare i ceci proprio a casa di Maria, mi dice, ma il 15 e il 16 sono cognate? Sembrava una cosa di polizia. E lei riesce nella sua attenzione, una professionista, una persona che ha portato il livello della pasticceria a Sulmona, almeno quando la vostra ditta era in funzione, ad altissimo livello. E non è un caso, anche il gusto va allenato, anche lo spirito va allenato. Alessandro invece ha fatto il collettore dei ceci, non sei stato nella giuria, no? Nella giuria. Io posso dire così, per diritto di cronaca, quello che mi è piaciuto di più, perché molte signore me lo infilavano qua in bocca. Ma lo diciamo dopo però. Non c'è nessun premio. Premio Alessandro Lucci. Il premio di Alessandro Lucci, la voglio salutare, una signora stamattina a Pettorano. Non dico il nome perché devo dire il nome dei vincitori, così rimane un po' intimo tra me e lei. Mi ha fatto sedere nella sua bella sala, mi ha offerto un tè arabo, io ero oramai stanco, provato da tutti i ritiri, e davanti a questo tè arabo abbiamo mangiato un cecio ripieno con ceci, una pasta leggera di mandorle e una sfoglia friabile che sembrava una nuvola. Ecco, oggi a Pettorano, che è la città dell'acqua, io ho mangiato un po' di cielo, un po' di nuvole. Senti, e la voglio ringraziare per questo, quindi buon Natale a lei e tutta la sua famiglia. Dicevamo il dolce tipico di Sulmona, ma della Valle Peligna, perché poi c'è una larga partecipazione, no? E oltre, quest'anno oltre. Siamo andati oltre la Valle Peligna, abbiamo svalicato, siamo arrivati nella Valle Subequana, ci sono stati dei giocatori di Castelvecchio, siamo andati fino a sotto la Maiella, quindi abbiamo raccolto ceci ripieni anche a Campo di Giove. Quindi ci rendiamo conto che sono le nostre tradizioni a unirci piuttosto che il livello geografico. Molto bene, allora siccome ci sono tanti premi, sì, almeno un paio li diciamo. Cominciamo subito a conoscere i vincitori, poi ricordiamo, diciamolo anche adesso, che invece la cerimonia ci sarà il giorno 10 gennaio alle ore 18 presso il supermercato Pingue in via Sallustio. A tutti quanti, sia a chi diremo adesso, quindi sia chi ha vinto sia chi non ha vinto, perché in questo gioco non si perde mai, al massimo non si vince, ci sarà un aperitivo offerto, mangiamo qualcosa e durante questo aperitivo ci saranno le premiazioni fisiche, cene, io adesso non sto a elencare consegne qui i premi, benissimo. Cesti, cene, simpatia, ricchi premi e cotillon. Allora intanto però annunciamo, vediamo, allora, io la devo classifica ufficiale. Abbiamo inserito un premio
perché ci siamo resi conto, e io ringrazio questo moltissimo le persone che partecipano a questo gioco, che fanno evolvere il gioco dentro il gioco. Volevo dare un premio, vogliamo dare un premio importante, e che sarà inserito l'anno prossimo sempre, comunque questa volta l'abbiamo inserito un po' in itere, un premio celiachia, nel senso che le persone che si sono anche sforzate a fare una doppia frittura, a usare due cucine diverse per non mischiare le farine classiche con le farine che invece possono essere usate per la celiachia, e quest'anno ha vinto la signora Ciccotti Franca, che ha prevalso su 5 partecipanti, che sono un po' pochi. Io spero che l'anno prossimo tutte le persone che cucinano, che sono obbligate a cucinare in questo modo, partecipino a questo gioco. Dal prossimo anno, perché stiamo già lavorando all'edizione 2014, ci sarà anche un premio per il cecio ripieno per celiaci. Intanto, quindi, quest'anno menzione Ciccotti Franca, che comunque riceverà un premio. Adesso non lo sappiamo ancora quale, perché ci è venuta oggi pomeriggio l'idea, però dopo 5 partecipanti credo che la categoria debba essere sottolineata. Sicuramente. Quindi, complimenti alla signora Ciccotti Franca. Poi abbiamo dato un premio Pingue, un premio speciale, perché Anna, che lavora, il nostro giudice che lavora nelle cucine proprio di Pingue, ha voluto dare un suo premio particolare e l'ha dato a Gianmarco Angelina di Introdacqua. Quindi Angelina Gianmarco di Introdacqua vince il premio Pingue. Il premio Pingue, quindi un cesto da ritirare di, poi il 10 prodotti, gennaio. Sempre il 10 gennaio. Bene, andiamo avanti. E abbiamo un premio Cucina. Qui mixato tra Anna e Franca, che anche lei lavora nella stessa ditta, e questa volta ci siamo ritornati a Sulmona di nuovo, e vince la signora Danelutti, senza lei, quindi Danelutti Valterina, vince il premio Cucina, di nuovo un premio importante che verrà a ritirare il 10 gennaio allora, da noi. Valterina Danelutti vince il premio Cucina, ma ricordiamo sempre che questo sulla base di punteggi che sono stati attribuiti, quando dice Anna eccetera, ricordiamo invece che c'è sempre una scheda, no? Lo chiediamo al giudice, che prevedeva una serie di parametri, voi avete dato dei voti sulla base di una serie di parametri. Sì, noi teniamo presente, giudicavamo in poche parole singolarmente il tipo di pasta, la frittura, il ripieno, e poi come queste tre cose insieme legassero, e quindi l'armonia che c'era tra loro, degli ingredienti. E c'era anche un premio per la presentazione, cioè per l'aspetto. Io personalmente ho tenuto conto molto di quello, non solo dell'aspetto esteriore, quindi del formato, di come uno ha tagliato la pasta, ma anche dell'idea degli abbinamenti che sono stati fatti, cioè anche se magari c'erano dei ceci che non erano particolarmente, cioè non erano perfetti, però ho voluto comunque premiare l'innovazione, cioè come per esempio il cecio che ha voluto mettere, che ha sposato con il cacao il caffè al ginseng, addirittura ce n'era uno completamente diverso che era una crema di mandorle. Non c'era cacao, era niente, quindi lì magari non si era pronti c'era un'idea diversa del cecio ripieno, però l'ho premiato, cioè qualche punteggio in più gliel'ho voluto dare per l'idea innovativa. Benissimo, allora continuiamo, però questa volta non sono io a dire chi ha vinto il premio pasticceria, perché il premio pasticceria è il punteggio massimo che Maria ha dato a una partecipante. Passo che scopro in questo preciso istante. Sì, perché loro non sapevano i nomi. Avevano solo dei numeri. E tra parentesi, i giudici tra di loro non si conoscevano, per cui non potevano neanche conoscersi. Nel caso di Franca e Anna, le altre due giudici sì, però io chiedevo strettamente di non comunicare tra di loro. E così è stato fatto, perché hanno preso esattamente lo spirito di questa competizione, cioè una competizione. Allora, premio cecio ripieno pasticceria alla signora Maria De Renzis di Pratola Peligna. E quindi di nuovo il premio si sposta verso Pratola. Abbiamo già premiato tre città. Pratola, grande tradizione, che ha vinto anche dei grandi premi in questo nelle edizioni passate. L'anno scorso ha vinto proprio il cecio ripieno con Amour, con un'altra persona. Il cecio d'oro, si può dire. Sì, sì, sì. Anche il cecio d'oro, la signora Presutti Miriam, che ha vinto l'anno scorso il cecio ripieno con Amour, aveva già vinto in precedenza. Lì comincia ad esserci un po' di professionismo, come dire. Quelle casalinghe
che dedicano la loro vita a sì una cucina familiare, ma che diventa poi di alto livello. Di grande qualità. Allora, quindi abbiamo detto Maria De Renzis. De Renzis di Pratola Perini. Di Pratola, bene, complimenti. Buon Natale, complimenti. Auguri a tutte le vincitrici. Allora, noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità. Sì. E dopo i tre grandi premi: premio di tradizione, premio di innovazione e Cecio Ripieno Mon Amour. A tra poco. Tra poco arrivano tutti. La tavola è apparecchiata, l'albero bello illuminato. E tra i vari pacchetti quest'anno ci sono anche le confezioni regalo del pastificio Masciarelli. Ottima pasta artigianale. Un regalo inconsueto per augurare di gusto buon Natale. Quest'anno un regalo diverso ed originale lo trovi al pastificio Masciarelli di Pratola Peligna. Prenotazioni allo 0864 27 31 37. La Eurocostruzioni del geometra Edoardo D'Andrea e gli architetti D'Andrea e Paolo Antonio progetta, costruisce e vende a Sulmona, in viale della stazione a meno di 500 metri dalla villa comunale, un moderno complesso residenziale denominato Residence del Parco. Una nuova realizzazione concepita all'insegna dell'innovazione tecnologica. Sicurezza sismica garantita con isolatori sismici in fondazione. Unità residenziali in classe A, impianti solari e fotovoltaici. Appartamenti, uffici, studi professionali e locali commerciali di raffinato design. Visita il sito www.auraprogetti.it. Allora, con Alessandro Lucci torniamo in studio. 24 di dicembre, vigilia di Natale, e ormai è dedicata al Cecio Ripieno Mon Amour, e dobbiamo conoscere i nomi dei tre vincitori delle categorie tradizione, innovazione e Cecio Ripieno Mon Amour 2013. Primo premio assoluto. Allora, cominciamo, c'è anche un po', io mi emoziono veramente, cioè, voi credete, perché io poi le persone le conosco, sono lì dentro casa. In questo momento noi abbiamo fatto questo sforzo, anzi ringrazio tantissimo Antonio di essere qui, perché oggi il 24 sono le famiglie che ci aspettano, eccetera, ma perché avevo voglia di sottolineare questa importanza del Cecio, che sì, in questo momento un concorso di, come dicevi prima, profano, però rappresenta veramente qualcosa di sacro della nostra intimità, e quindi entrare nei vostri cenoni del 24 sera mi sembrava una cosa molto bella. E che cenone sarebbe senza il Cecio Ripieno finale? Benissimo. E mi fa anche capire, perché sono andato a ritirare un Cecio Ripieno a un ragazzo che conosco da tanto tempo, che è altissimo, con suo cugino che è grandissimo. Poi ho capito perché non è così, perché la nonna fa dei ceci ripieni grossi come delle palle da rugby. Allora, passiamo subito ai premi importanti. Vince quest'anno il premio di tradizione a un ex equo che va su a Campo di Giove e su ad Introdacqua, perché lo vince la signora Bubici Giuseppina e la signora Centofanti Maria. Centofanti Maria d'Introdacqua, Bubici Giuseppina di Campo di Giove, avete vinto e venite a ritirare dei bei cesti che vi daremo il 10 gennaio alle 18 a Via Sallustio, perché siete le vincitrici del premio di tradizione. Benissimo, complimenti, perché abbiamo spaziato in lungo e in largo. Questo poi è un bellissimo cognome, Bubici, che ci lega di nuovo alla tradizione dell'Est Europa, dove loro la pasta sottile, perché la signora è italianissima, solamente che è un cognome di origine Arbresh, cioè gli albanesi che nel 500 venivano in Italia e portavano le loro tradizioni che si mischiavano con le nostre, e probabilmente il Cecio Ripieno nasce da lì. Ma quante cose sa Alessandro Lucci? La pitla, l'ho già detto l'anno scorso, la pitla, loro usano questo stesso nome, la pita. Allora, benissimo, quindi adesso siamo alla innovazione. All'innovazione, e anche lì abbiamo sfiorato l'ex equo, perché però diciamo che questa signora qui, che è di Pratola Peligna, potremmo dire che date a Cesare quel che è di Cesare e alla signora Miriam Presutti quello che è della signora Miriam. Ormai la signora Miriam praticamente sta... Vince e stravince.
monopolizzando. Nome, una garanzia per i ceci ripieni. Non una garanzia per i ceci ripieni. Bene, complimenti ancora di nuovo a Miriam, perché poi partecipa, è una, no? Sì, sì. Non perde un'edizione. Non perde un'edizione. Io stavo cercando, ecco, con dei punteggi altissimi, addirittura ha avuto un 100, cioè il punteggio massimo tra i tre giudici. Giudici che poi cambiano anno dopo anno, ricordiamo. I giudici anche cambiano anno dopo anno per una cosa molto importante, perché è la ricetta che non deve cambiare. Cioè, se io quest'anno non ho vinto, non cambio ricetta per vincere il ceci ripieno Mon Amour, perché quella ricetta è tradizione della mia famiglia, per cui deve restare tale. Aspetterò che ci siano i giudici giusti. Benissimo, quindi complimenti di nuovo anche alla signora Miriam di Miriam Miriam Presutti di Prato la Peligna. E quindi adesso dobbiamo concludere annunciando il nome del vincitore del concorso Cecio Ripieno Mon Amour 2013. mi si stringe la gola, come si suol dire, perché questa persona, innanzitutto, ha un nome bellissimo. E... Di dov'è? Cominciamo di dov'è. Siamo riusciti a riportare il Cecio Ripieno Mon Amour a Sulmona, ma siamo riusciti a portarlo a Sulmona di poco, diciamo di 3 metri, perché a 3 metri da casa di questa persona c'è Prato la Peligna, perché questa persona vive al Bagnaturo di Sulmona, dal lato di Sulmona e non dal lato di Prato la Peligna. E allora vince, e che speriamo che ci porti prosperità questo nome, vince il Cecio Ripieno Mon Amour 2013, il signor, e non la signora, per questo me ne dispiace tutte le signore, vince un uomo quest'anno, il signor Massimo Di Prospero, a cui io personalmente faccio i miei più grandi auguri, e ci vediamo il 10 alle 18 in via Sallustio. Tanti auguri, buon Natale, buoni ceci, beata la famiglia che potrà gustare questo particolarissimo cecio. Intanto saluto Massimo Di Prospero, perché è un amico, quindi sono contento che abbia vinto, perché ha partecipato anche negli anni passati. Ricordo, e ne parlammo in occasione dei concorsi precedenti, e quindi si deve essere particolarmente impegnato quest'anno con questo suo prodotto. Allora, Massimo Di Prospero del Bagnaturo, che vince con un punteggio stratosferico di 275 punti, per cui ha realizzato un 84, un 95 e un 96. Sentiamo però Maria, che è la giurata, quindi avrà assaggiato questo cecio, sicuramente ricorda questo, è vero? Questo è il punteggio che hai attribuito a Massimo Di Prospero. 84. Aveva una marena dentro. Ebbene, un cecio... fondo da marena, con tutti dei liquori. Se non mi ricordo male, era una pasta piuttosto... Effettivamente, strutturalmente era veramente un buon cecio ripieno, perché aveva una pasta piuttosto sottile, profumata. E beh, lì molto, sta l'abilità nel fare la pasta molto sottile. Molto sottile. Buona anche la frittura e soprattutto la struttura del ripieno, che è buona, che spesso non tutti prendono in considerazione. Ci si sofferma molto sul gusto. Mentre bisogna tener conto, questo mi permetto di dare un consiglio, un suggerimento a tutti i partecipanti, dove la struttura gioca nel gusto finale, gioca più del 50% del piacere. Perché al palato, se la struttura è morbida, legano meglio gli ingredienti e nello stesso tempo... Si ricorda tutto. Sì. No, quello me lo ricordo proprio. Che proprio... Sono contento invece che abbia vinto un uomo, perché questo dimostra, sì, no, per la parità di genere, che sì, si partecipa, tutti partecipano, quindi non solo le casalinghe o le donne, ma anche gli uomini sono ormai bravissimi nel realizzare dei ceci di qualità. Casalinghi, premiati con il primo posto, come nel caso di Massimo Di Prospero, quindi invitato naturalmente il 10 gennaio al Conad Pingue di via Sallustio per ritirare insieme a tutti, anzi a tutte le altre vincitrici, perché erano tutte donne, i premi di questa edizione 2013. Anche chi non ha vinto lo aspettiamo sempre. Sarà una festa, comunque, sarà una bella festa. Io spero di averti anche ospite. Come no, non posso mancare. Allora, noi ci lasciamo intanto ricordando a chi ci segue da casa, prima degli auguri, che subito dopo, insomma, prima della sigla, ci sarà questa, questa clip con una canzone
dedicata al cecio. Sì, tutte... Cecia. No, 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 sono tutte le fotografie che abbiamo raccolto nelle case, quindi di nuovo dell'intimità, magari ce n'è anche qualcuna un po' sfocata, ma dall'idea di quello che vogliamo fare, vogliamo veramente entrare nelle case con lo stesso spirito della casa. Cecio per lei. Cecio per lei. Un piccolo regalo che volevamo fare a tutti quanti, ascoltate bene il testo perché parla di noi. Va bene, allora grazie a Maria Micarella per la sua disponibilità anche in questa giornata che sappiamo essere di festa ma anche in realtà di lavoro, nelle cucine e nei fornelli prima di sedersi a tavola. Grazie ad Alessandro Lucci per l'impegno, prima per l'idea, l'organizzazione, l'impegno che ha messo nel ritirare. Sì, io ringrazio anche mio fratello che oltre ad essere l'autore della canzone mi ha aiutato anche a ritirare i ceci di quest'anno. Ringrazio Fabio Spinosa che ha creduto subito nel progetto del cecio ripieno. Ringrazio anche tutti i vecchi sponsor che mi hanno portato fino a questo punto. Ringrazio soprattutto Onda TV che è la nostra voce, che è anche la voce del cecio ripieno. Bene, quindi adesso la cecio... Cecio per lei, la canzone, poi la sigla e subito dopo invece la trasmissione speciale degli auguri che abbiamo registrato con Sua Eccellenza il Vescovo di Sulmona Valva, Monsignor Angelo Spina, con la consueta benedizione finale. Da parte mia, naturalmente, auguri a Maria Micarella, auguri ad Alessandro Lucci e famiglia, Alessandro Lucci e famiglia. Per quello che ci ha regalato anche quest'anno, e poi invece con Alessandro noi ci rivedremo subito dopo Natale per un'altra trasmissione. Sempre se le analisi del sangue, ci mettiamo a dieta, faremo una trasmissione veramente credo particolare con Alessandro e Lorenzo Lucci, una trasmissione natalizia, musical natalizia, mettiamola così. Qui ci diamo il buon Natale, lì ci daremo il buon anno. Va bene, allora grazie a tutti e auguri di cuore, noi ci rivediamo il 27 di dicembre, quindi auguri di un buon e sereno Natale a voi tutti che ci seguite sempre con tanto affetto. Buona serata e auguri. Cecio per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata con la mappina. In capa e la parannanza infarinata, cecio per lei perché mi fa mangiare in grandi quantità, cecio per lei e non mi peso. Il cecio amo anch'io, lo sai, tu non esserne geloso, lo aman tutte, sai perché, sarà anche unto ma è gustoso. Cecio per te, con lo zucchero che invita a ciucciarti poi le dita, il ripieno, il pezzo forte, la sfoglia croccante, io cecio per te. Per lei lo so mi fa mangiare e poi implorar pietà, soffrire un po' ma almeno io magno. Dolore quando sei cecio per lei al limite, sporca l'olio nel tegame, dentro la panza un vortice e profumo quando cuoce si spalla. Cecio per lei, nient'altro, e poi...
faccio per lei. Io ceccio per lei. Sbatta capa, faccia ceccio per te. I suoi ceci, io lo so, sono la mia ragion di vita. Ceccio per te che a tavola non ne fai mai avanzar metà. Un po' di genzara di nonna col ceccio. Io ceccio per lei. Ceccio per lei che è l'unica. Io ceccio per te. Ceccio per lei. Dance, 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 dance